Ok, yeah! Altro video, questo brevissimo, perché poi giustamente vado a mangiare. Questo video semplicemente parlo di come può essere dura fare degli abiti, nel senso di costruirsi degli abiti vincenti, di come potrebbe essere la composizione. Non viene, io penso ad esempio a me, al fatto di come proprio da ragazzo credevo che la composizione fosse una cosa immediata, cioè mi metto lì, suono un paio di accordi, bam, faccio tutto quello che posso. Ma in realtà non serve a niente questo, perché in pratica non ottengo risultati tangibili, perché non sono in grado, non ho la mente da compositore, non ho le qualità da compositore. Semplicemente mi metto lì e credo, perché so fare due accordi, di poter fare una composizione. Ma se questa cosa non la so fare, se non costruisco degli abiti che mi permettono ogni giorno di diventare miglior compositore, intendo per miglior compositore sintonizzare con lo strumento e le emozioni e la tecnica e migliorare. Un conto, l'ho già detto tante volte, un conto è suonare, un conto è comporre. Comporre è proprio mettere giù la propria anima e saperla mettere sullo strumento, ma farlo in modo naturale. Non dire, oh, oggi voglio comporre la canzone della vita e al momento pensi che ce la puoi fare. No, non funziona così. Ti può andare bene una volta, ma non funziona così. L'ispirazione non viene dal cielo. È un abito, è un'abilità che ti costruisci ogni giorno, e tutti i consigli che ti do servono a questo, servono semplicemente a connettere con lo strumento sempre di più, sempre, ogni giorno sempre meglio. Questo piano piano, piano piano diventa una cosa che ti verrà automatica. A un certo punto comporrai anche senza rendertene conto. Questa era semplicemente la riflessione di adesso che volevo fare. Ciao, al prossimo video!